Quarto giorno di Romix. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi. Benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, quarto giorno di Romix. Siamo a domenica e tra poco inizierò a fare qualche intervista e vedere se alcuni cosplayer, se ci sono i cosplayer più coraggiosi che vogliono tentare la fortuna con le caramelle schifose. Ci sarà qualcuno? Ci sarà qualche temerario? Non lo so, lo scopriremo tra poco, ovviamente dopo che, come al solito, già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e va tutte le cose che dovete fare sempre. Dai. Ora vado a rompere le palle ai primi cosplayer a fargli qualche domanda. Primo cosplayer, lui è... tu ti chiami? Io sono Joel. Joel, da cosa sei vestito? Da Joel, da The Last of Us. Ah, del videogioco. Esattamente. Ci hai mai giocato? A voglia. Hai vinto? Sì, lo sto rigiocando in questi giorni. Ok, voi ragazzi, se già state giocando, fatemelo sapere nei commenti. Perché hai scelto questo personaggio? Ho scelto questo personaggio perché comunque è in linea più o meno col mio pensiero di sopravvivenza e poi perché mi piace tantissimo il videogioco e l'evoluzione del personaggio, anche se poi non si fanno spoiler. Ragazzi, scrivete nei commenti che voto gli date da 1 a 10, quanto hai speso per il tuo cosplay, quanto ci hai speso? Più o meno? Euro. Eh? 25 euro, il resto è tutto a casa. Quindi a 1000 euro non ci arriviamo? No, esattamente. Mi dispiace, non è contento stavolta. Qua invece ci sta direttamente da Star Wars, giusto? Sì. È Paolo Limio. Paolo. Che personaggio è il tuo? Cal Kestis. Cal Kestis. Con BD1. Con Robottino. In questo cosplay l'hai comprato, l'hai rubato, l'hai fatto tu, da dove viene? A parte la spada e la parrucca è tutto fatto da me. Tutto fa, pure il robottino? Il robottino anche. Come l'hai fatto? Stampa 3D? Anche la seconda spada. Pure la seconda spada. Stampa 3D? Tutto stampa 3D. Stampa 3D. Quanto ci hai speso per fare questo cosplay? In generale, più o meno? In generale anche con le cose comprate o senza? Facciamo solo le cose che hai fatto tu, diciamo. Ho fatto io, allora sono arrivato a 800, 850, una cosa del genere. 850, con le cose comprate, quindi completamente con le cose comprate, tutto. Ho sforato i 1300. Ah, quindi a 1000 euro ci siamo arrivati. Così lo teniamo contento, è contento, dai. Contento, speriamo che gli andrà bene, non lo so, speriamo che sa andare bene. Ma ci sta qualcuno che conosco, lui. Okay. Tu sei? Alastor, qua ci sta un Arthur, ci sta l'altra. Vieni qua, vieni qua. Non aver paura. Tu chi sei invece? Io sono il tuo sosia. È il mio sosia. Come vi chiamate, raga? Io Lucifero, grazie, servitore, grazie mille. No, il tuo cappello non entra nell'inquadratura. Come ti chiami tu? Lucifero, Sofia. Sofia, tu invece? Dopo vero? Come ti pare di quello che ti pare? Pure quello finto da Instagram. Bravo. Perché avete scelto questi personaggi? Io ho preferito, lo adoro, paperelle, cose a DHD tipo. Bello. E il tu invece? Ho preferito da quando c'era il pilot. Ok. Qua raga, domandona delle domandone. L'avete fatto voi? L'avete comprato? L'avete rubato? Ho fatto tutto io. Tutto tu? Allora, praticamente il costume tipo questo qua l'ho preso da Amazon, però praticamente ho fatto il cappello da capo, cioè nel senso neanche una base, poi la prima bestia, i miei, eccetera. Quindi domandona da 1 milione di euro. Quanto ci hai speso di soldi? Quanto hai speso? Più o meno, occhio e croce. Più o meno. 150, tu invece? Io circa 100, 150 come lui, soprattutto. Quindi a 1000 euro non ci arriviamo. No. Non ci arriviamo a 1000 euro, vabbè, non è contento. Qua invece abbiamo due omoni. Tu sei? Jotaro. E tu invece? Gigi. Alessio. Sami. Ho sbagliato. Joseph, il nonno. Perché avete scelto questi personaggi? Perché anche noi siamo, come dice l'anime,
dei bizzarri, cioè, viviamo bizzarre avventure. Siete bizzarri, vivete le bizzarre avventure, ma la faccio vivere io la bizzarra avventura. Oddio. Quanto avete speso per i vostri cosplay? Ah. Più o meno, occhio e croce. Un centinaio d'euro, penso. Il tuo un centinaio d'euro, più o meno. Tu invece? Tantino. Quindi a 1.000 euro non ci arriviamo. No. Vabbè, non è contento. E sti cazzi! Allora, qua invece ci abbiamo un'altra persona. Che personaggio è il tuo? Maki di Jujutsu Kaisen Post Shibuya. Ok, ragazzi, se la conoscete, scrivetelo nei commenti. Qua, da dove l'hai preso il cosplay? L'hai comprato, rubato, l'hai fatto tu? Allora, i pantaloni li ho presi da un altro cosplay. Ok, bravo, mi piace. Cintura stessa cosa, maglietta invece ho preso la metà, ma che non me l'ho tagliata. Quanto hai speso per questo cosplay? 12 euro solo per la parrucca, praticamente. E il resto già ce l'avevi, non diciamo. Ce l'avevo, quindi. Arrotondiamo a 50, fammi se un po'. Prendere tutto, sì. Però a 1000 euro non ci arriviamo. No, a me vabbè. Quindi non è contento, a me vabbè, non fa niente. 1000 euro li faremo tra poco. È figa lo stesso, lo possiamo dire. E vabbè, non fa niente. Qua, raga, qua abbiamo proprio unito tutta la squadra, perché abbiamo unito la squadra, tu ci sta. Ciao Charlie, giusto? Sì, papà. Aspetta, avvicinatevi, raga. Allora, ci sta, ripria. Tu sei me. Io sono te. Tu sei me. Tu sei me, io sono me. Tu sei lei. Io sono tua figlia. E lui sta con lei. Scusami. E lui sta con lei. Allora, raga, famo una cosa tutti insieme. Allora, avete presi i vostri cosplay? Li avete rubati, comprati, commissionati? Da dove vengono? Io non lo posso dire. Non lo puoi dire? Non posso dire. L'hai rubato. Tu invece? Io sono Charlie. E quindi l'hai comprato? L'hai fatto tu? L'hai fatto? No. Dove l'hai preso? Io. Sei tu. Lei è lei. È l'originale. È dal suo sacco. Tu invece? Io l'ho comprato, l'ho commissionato, l'ho macchinato, l'ho stampato e c'è anche il meccanismo qua sotto per fare la voce di Alastor. Bello, mi piace. Tu invece? Cucito a mano, a casa, tutto quanto. Ragazzi, ma la domandona delle domandone è un'altra. Quanto avete speso di soldi, di money? Quanto già avete speso per i vostri cosplay? Di una cifra. Non si può dire, sempre anche questa, ma non voglio dire. Dillo. Costano di tutti, dillo, inventate una cifra. Ma più di 100 euro. Più di 100 euro? Sì. Vai, tu invece? Oppure intorno ai 100. Intorno ai 100, tu invece? Sfiori 200. Ma qui, per Aspina questo è altro. Quindi possiamo dirlo che a 1000 euro però non ci arriviamo. A 1000 euro no, vabbè, non è contento, ma non fa niente. A 1000 euro non ci arriviamo, sono fighi lo stesso. Qui c'è Supergirl, ragazzi. C'è Supergirl. Cara Supergirl. Come ti chiami? Valentina. Perché hai scelto questo personaggio, Valentina? Perché mi è stato regalato per Natale dalla mia migliore amica. Dalla tua migliore cucciolotta, che cucciolotta. Sai la tua migliore amica quanto ha speso per il tuo cosplay, secondo te? No. Non lo sai? No. Quindi possiamo... Secondo te? Una cinquantina d'euro penso di valga, forse anche di più. 1000 euro ci arriviamo? 1000 no, 50. No, non ci arriviamo a 1000, perché non è contento però se non ci arriviamo a 1000. Vabbè, è figa lo stesso però, ti è guarda quanto è figa, è Supergirl, è molto molto figa. Ringraziamo l'amica, come si chiama l'amica tua? Valentina. L'amica tua Valentina, tutto Valentina, grande fantasia possiamo dire. Se è data, ma vista, se è data. Taran! Eccoci qua. Come ti chiami? Dabbi, giusto. Tu invece? Shoto. Perché avete scelto questi cosplay? Perché abbiamo detto dobbiamo fare una coppia bella cazzuta, io so quello stronzo, lei è quello caruccio, amolo. Bravo, ci piace. E soprattutto perché sono fratelli. Bravo, è vero. Ma la cosa importante, da dove avete preso questi cosplay? Li avete comprati, rubati, commissionati? Qua è tutto handmade, il sartoriale è roba sua e i parrucchi è roba mia. Oh, quindi tutto fatto da voi, diciamo. Ma la domandona delle domandone, un'altra. Quanto ci avete speso? Quanto hai speso?
Poche spese sono le staffe? Facciamolo complessivamente insieme, eh? Ok, allora, mezzo piotto e due parrucche. Sì, le 50 le parrucche, esatto. Per ricordi quanto hai speso le staffe? La staffa 20 e 30 tu? Sì. Sono 50 più o meno. Sì. 100 euro. 100-150. 100-150. Complessivo! Quindi a 1000 euro non ci arriviamo! No! Non ci arriviamo a 1000 euro! Sono io, vabbè. Non è contento però se non arriviamo a 1000 euro! E vabbè, sti cazzi! Sono fighi lo stesso, ti è! Guarda un po'! Ma lui chi è? Ma tu chi sei? Io sono io, tu chi sei? Ma tu chi sei? Perché hai scelto questo personaggio, caro? L'ho scelto perché rappresenta appieno la mia essenza. La tua essenza? Che personaggio è per gli ignorantoni che ci stanno guardando? Che personaggio è il tuo? Come si chiama? Alastor Diaz Binotelli. Oh, bravo Alastor. Senti, la domandona è: da dove l'hai preso sto cosplay? L'hai fatto tu? L'hai commissionato? Allora, l'hai rubato? Allora, diciamo che la giacca l'ho comprata. Ok. Nonostante la parrucca anche, perché non so fare le parrucche. Il bastone l'ho fatto io. Bravo. Quindi in totale, diciamo, la domandona in totale, quanto hai speso più o meno e occhio e croce per tutto l'ambaradam, diciamo? Allora, sicuramente sui 200 euro ci siamo. Quindi a 1000 euro non ci arriviamo? A 1000 no, euro? A 1000 euro non ci arriviamo. Ah, non è contento però se non arrivi a 1000 euro, eh? No. Però è figo lo stesso. Anche se non è arrivato a 1000 euro. Qua invece vedo due persone molto particolari, sono loro. Sono loro. Tu che cos'è? Momento pubblicità, spot. Che cos'è? Aprilo tutto. Se hai il coraggio, apri il papiro. Apri il papiro? Papiro. Che cazzo sono? Adesso, questi, se venite a Roma, se vedete tutti i cosi, sono. È lui che li attacca ovunque. Tiè, è proprio culo. Tra poco il tuo culo ti servirà. Tra poco ti servirà. Come ti chiami? Broli Culone. Tu, Broli Culone. Tu invece? Krillin. Ragazzi, perché avete scelto questi personaggi? Perché la pelata va di moda. Va di moda. Tu invece? Per il meme. Per il meme, giusto, è giusto. Ma la cosa importante, ragazzi, aspetta che da dove avete preso questi cosplay? Li avete comprati, rubati, commissionati? Da dove vengono? Amazon. Tu da Amazon? Tu invece? Sono andato da due professionisti del settore a farmi fare il cosplay meme. Bravo. Posso sponsorizzare? Puoi sponsorizzare. Il super azzurro per i prop e il signor Ichigo Rancatore per la parrucca. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. E quindi diciamolo, tu quanto hai speso per questo cosplay? Non mi ricordo. Da Amazon, non ti ricordi quanto hai speso? 20-30. Bah, ci sa, arrotondiamo a 30 euro. La pelata era inclusa nel prezzo, diciamo. Sì. È di natura, BPA, bravo. Tu invece, quanto ci hai speso più o meno per tutto il coso? 1001 centesimo, così siamo tutti contenti. Così è contento, così lo teniamo. È contento. No, neanche ti conosco, scusa. No. Però 1000 euro ci sei arrivato. È un centesimo, così è contento. Lo teniamo contento, bravo al bimbo. Ragazzi, invece, direttamente da Duna. Direttamente. Lasciami. Tipo da me, direttamente da Dune, giusto? Sì. Da Dune, tu invece? Da One Piece. Come ti chiami? Nicole? Umberto. Perché avete scelto questi personaggi? Perché è il mio personaggio femminile preferito di One Piece. Di One Piece, tu invece perché l'hai scelto? Ah, perché è figo. Oh, perché stop. Diciamo la verità. Ragazzi, ma la domandona delle domandone è... Quanto avete speso per questi cosplay? Li avete comprati, rubati? Quanto avete speso? Io li ho comprati, però se ti devo dire che mi ricordo il prezzo, no. Più o meno? Ma io penso una quarantina massimo di euro totale. Dai, e tu invece? Io me lo sono fatto tutto io. Calcola che questi qua sono tubi di rame, quindi se piove muoio. Muoio, ok. E la form, pantaloni, maglia, stoffa sulla cinquantina d'euro. Quindi completamente... 60-70 euro più o meno. Ah, quindi a 1000 euro non ci arriviamo? No, ci arriviamo a 1000 euro, mi dispiace. 1000 euro non è cosa. Non è carnevale. Tu eccolo il cosplayer coraggioso. Come ti chiami? Daccon Art. Daccon Art, che personaggio è il tuo?
è un principe della serie House of Dragon, Targaryen. Ok, ok. Ma da dove l'hai preso? L'hai comprato? Ci sta, solo che ci sta ammazzando. L'hai comprato, commissionato, rubato. L'hai comprato. Quanto ci hai speso? Quanto hai speso? Diciamo le cifre. Vediamo, vediamo. Su una viotta. Quindi a 1000 euro non ci arriviamo. No, non ci arriviamo a 1000 euro. Perché non è contento, però. Vabbè. Allora, raga, qua siamo proprio con tutto il gruppone di My Hero Academia, giusto? Alle 4, mi raccomando. Come ti chiami? Lui vuole andare a dormire. Non parla. Aizawa, tu è stanco oggi, non vuole parlare, quindi. Ok, ragazzi, ma domandona delle domandone per tutti quanti. Dici. I vostri cosplay da dove li avete presi, li avete rubati, comprati, commissionati, da dove vengono? Li ho fatti a mano, sono stata fissa notte. Li hai fatti tutti tu, tutti di loro. Il mio è stato fatto da lui, da lui. Tutti tu li hai fatti, ma dall'altro. Ragazzi, però la domandona delle super domande è un'altra. Quanto avete speso? Più o meno. Quanto avete speso? Di tu, quanto hai speso? Allora, dillo. Penso sui 300 euro, ma non compreso il suo? Compreso il suo? Solo il tuo, non solo io il tuo. Niente, perché lui è un amico e me l'ha regalato. Così si fa, bravi gli amici. Bravo, lui ancora meno, l'ha proprio rubato da Decathlon. No, tu invece? 200 massimo. Massimo 200, tu invece? Questo così normale, niente. Niente, la mano l'hai rubata, l'hai tagliata qualcuno? Io 500 euro. Tu 500 euro, quindi diciamo singolarmente a 1000 euro non ci arriviamo. No, ma quando mai, sì? A 1000 euro, forse tutti insieme. Quanti siete? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 1000 euro ci arriviamo. In 6 ci arriviamo, quindi non cagar cazzo. Ok? Però sono super fighi, raga. Guardate quanto sono fighi. Sono proprio fighi. Anche se non arriviamo a 1000 euro. Ma il concetto di farmi andare a dormire non vi è chiaro? Vabbè, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Loro sono stati tutti degli coraggiosi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. E ci vediamo al prossimo video.